so se avevi già risposto prima, ma quindi quando lui parla di diverse piattaforme, Sì. possono anche essere, diciamo, la stessa piattaforma intesa come media? Cioè, tipo, che ne so, per esempio, mi è venuto in mente, così come esempio, la saga di Matrix, così. E Ne quindi ho parleremo dopo. pensato, che ne so, ad Animatrix come... Cioè, è sempre roba tipo, è sempre un audiovisivo, è sempre un film, è sempre un anime, però è uno stile diverso. Cioè, se è l'animazione anziché il film, cioè, è intesa come piattaforma diversa? È intesa assolutamente sì. Infatti, quello che ti dicevo prima, no, non è tanto la tecnologia. Quando parlavamo Volevo che, sì, del video era un dubbio. multicanale, Ok. capito? No, noi, non è tanto un discorso tecnologico, è un discorso di grammatica. Cioè, ogni tipologia di prodotto, di Cioè di contenuto, linguaggio, diciamo. ha una grammatica, un linguaggio differente. Il linguaggio Ok, cinematografico è differente da quello dell'animazione. ok. Ok, perfetto, allora ho E capito. quello è un punto di ingresso fondamentale anche per chi magari non era stato incuriosito dal film, però dice, cavolo, ci sono gli Animatrix. Dopo, una volta che tu hai visto gli Animatrix, Vedi tutti e tre i ti vedi tutti film. e tre i film. Poi lì c'è un altro problema, perché ricordiamo che Matrix è stato il primo progetto nato in maniera cosciente transmediale. E come tutti i primi nati, ha un problema fondamentale, che è, se volete, ne parliamo adesso, se no, aspettiamo un po'. Come volete voi? Io direi di parlarne adesso, se siete d'accordo. Una domanda, prego. Voi sapete, l'interconnessione fra i vari media o comunque piattaforme deve essere esplicita o può non esserlo? Bella, bella, grazie, bellissima domanda. La connessione tra le diverse piattaforme è meglio non esplicitarla, proprio dire a questo punto vai al fumetto, no? Deve essere poi bravura di chi veicola la comunicazione del progetto far sapere al pubblico, ai pubblici, che ci sono altri contenuti. Però, a livello di scrittura, come dicevamo prima, e quindi deve essere pensato, per questo dico, è meglio pensarlo già transmediale un progetto piuttosto che adattarlo dopo, perché in fase di scrittura tu metterai quegli spunti migratori che in gergo americano vengono chiamati migratory cue, che ti suggeriscono, ti danno il là per passare da una piattaforma a un'altra, da un contenuto all'altro. Io non so se voi avete visto Heroes, la serie, bene o male. Comunque, sono questi, per chi non l'avesse vista, sono delle persone comuni che a un certo punto hanno dei superpoteri. E succedono varie storie, vari conflitti all'interno di questo gruppo di supereroi. C'è chi gli dà la caccia, cercano di una sorta di cercano di curarli per interessi poi che ci sono dietro, ma questo non importa. Il discorso fondamentale è che all'interno di questa serie passa quasi per sbaglio, quasi come se fosse appoggiato lì per caso, un fumetto che diversi personaggi leggono, diversi personaggi hanno in mano, ed è un fumetto che riporta lo stile grafico di uno dei personaggi protagonisti della serie, che va in trance e disegna il futuro. Questo fumetto è stato realizzato, cioè negli Stati Uniti è stato anche distribuito. Quindi tu potevi portare all'interno sempre dell'offline il fumetto che ti raccontava altre parti della serie stessa, quindi approfondiva magari delle storie sulla serie stessa. Ok, grazie. Prego. Altre domande? Curiosità? No, Magari ci arriverai dopo, per cui perdona. figurati. Volevo sapere, siccome si parla molto di game, Sì. è una strategia che funziona soprattutto con i game, o se include un game o no? Non sei stata attenta allo Non sono stata sfatare dei attenta. miti. Ups. No, 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 lo so, scusa. infatti, però siccome No, viene no, no, fuori stavo spesso la scherzando. questione del Stavo game. scherzando, non era un'accusa, era solo uno scherzo. Scusami, anzi, No, 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 se ti figurati. sei sentita urtata da questa mia No. battuta.
No, assolutamente no, non è per forza, non, nulla è per forza, questo è fondamentale. Deve essere utile alla tua narrazione, deve essere utile al tuo modo di raccontare la storia. Se pensi che una determinata parte della storia possa essere raccontata in maniera forte attraverso attraverso il videogioco, o se può essere una piattaforma forte per poter attivare dei comportamenti da parte degli utenti, dei pubblici che a te interessano, è sicuramente utile e auspicabile farlo, ma non è per forza, non è transmedia se c'è il videogioco. Questo sicuramente, sicuramente no. Ci saranno anche degli esempi di progetti transmedia utilizzati da brand per prodotti Ci sono, e cose varie. Ok. però ti dico, io punto perché, e questa è proprio per innescare anche in voi la curiosità. Io vi do gli elementi, poi ne parliamo e abbiamo modo di sviscerare tutto quello che può venire. Io non ho volutamente, e anche per mia abitudine, non faccio troppi riferimenti sui casi studio, anche perché possono essere molto fuorvianti a volte. Cioè io, come hai visto nella prima parte della testimonianza, ho utilizzato a mio vantaggio dei video che erano esplicativi per definire dei concetti, non tanto sul creare, cioè raccontarti proprio come è andata quel caso specifico. Lo potremo sicuramente fare insieme e parlare appunto di casi specifici se ne avete la curiosità e la voglia, però quello che interessava a me oggi passarvi erano proprio i concetti fondamentali, anche perché nel prossimo incontro sicuramente il docente che terrà la testimonianza successiva vi farà per forza di cose, perché essendo appunto produzione transmedia, vi darà diverse casi di studio, vi mostrerà diversi casi di studio. Quindi io proprio nell'economia, tra virgolette, della manifestazione globale ho cercato di stare un passo indietro rispetto ai casi di studio, però sicuramente uno l'ho portato ed è Matrix. Se volete lo possiamo vedere subito, se vi va. E sì, allora scorriamo. Vedete, ci sono tante immagini carine. Fino a Matrix. Queste le riprendo dopo, no? Siccome appunto si è parlato di Matrix, e poi voglio farlo contento, cioè si è sorbita tutto lo storytelling prima, tutto il concetto delle storie, transmedia. No, no, allora tra un po' facciamo una pausa. Parliamo di Matrix, andiamo in pausa. Così andate a fare la pipì, io mi fumo una sigaretta, mi bevo un po' d'acqua. Brutto. Non si fuma, brutto, brutto, fumare, brutto. Cercate di non farlo, soprattutto, anche perché uno risparmia in salute e in soldi. Cioè. Meramente, scusate, io ogni tanto mi dimentico dello streaming e della gente che ci guarda fuori. E niente, parlavamo appunto di Matrix. Matrix come nasce? Nasce dall'idea dei fratelli Wachowski di creare questa storia di questo mondo parallelo, ecco, il mondo parallelo tridimensionale. È l'esempio per eccellenza, credo. Anche a livello di fotografia, dove paradossalmente è più caldo Matrix che la realtà, dove la matrice. In realtà, se voi ci fate caso, non so se l'avete percepito, io l'ho percepito grazie a un corso che ho fatto di compositing video, e ci hanno fatto vedere questa cosa che effettivamente mi era sfuggita, che la color correction fatta negli ambienti in cui si era dentro Matrix ha questa luce che è verdolina, c'è il verde. E quello è importante, quello non a caso è stato fatto, quello ha proprio la funzione
di emozionare e di mandarti un messaggio. Non importa che tu lo recepisca in maniera conscia, ma loro, attraverso anche la color correction, ti comunicano un messaggio, ti comunicano una situazione. Ma andiamo a noi. Vediamo che appunto nel 99 è uscito Matrix, grandissimo successo, totale, ai botteghini ha stravinto, e nell'esperienza, nella volontà dei registi c'era la volontà di creare proprio un universo narrativo. Quindi l'universo tridimensionale di Matrix io lo voglio rappresentare su diversi media. Per cui ti creo, appunto, Enter the Matrix, il videogame, ti creo quelli che dicevamo prima, gli Animatrix, e ti creo anche i fumetti, le graphic novel di Matrix, che temporalmente e sia nella linea della narrazione che nella linea poi distributiva sono progressivi. Questo per esempio non lo troveremo in un caso come Tron, che poi vedremo. Questo perché? Perché loro vi volevano raccontare la backstory di Matrix dentro Animatrix e spiegarvi come si è arrivato ad Animatrix. Tra l'altro, scusate, a Matrix. Tra l'altro ci sono in realtà in questa collezione di corti animati, si posizionano in diversi periodi, quindi sia prima che immediatamente dopo il primo film. Enter the Matrix racconta una storia importantissima, cioè ci spiega il personaggio di Niobe, ce lo introduce, ci parla della sua storia, del perché si trova all'interno di Matrix, di quali siano i suoi intenti, di quello che loro vogliono, cioè lei deve e vuole fare. Un personaggio che poi incontreremo immediatamente nel primo film del 2003, del nuovo Matrix. Però cosa succede? Li vedete i personaggini qua, questi due? Che chi ha fruito solamente dei film rimane col dubbio, rimane spiazzato. Quanti di voi, a quanti di voi è capitato di sentire anche dagli amici, diciamo, il primo Matrix, bomba, gli altri due, mamma mia, che cos'erano? Brutti, non si capivano, c'erano dei problemi di comprensione. Questo è stato l'errore che hanno fatto i registi in fase di scrittura. Ritorna di nuovo, come diceva prima Giovanni, l'importanza della scrittura. In fase di scrittura loro hanno, non hanno pensato al fatto che ogni elemento della narrazione deve essere potuto fruire in maniera completa. Non ci deve essere dipendenza tra il film e il videogioco e poi di nuovo il film in questo caso. Qui il problema fondamentale è stato questo, che si è creato questo gap che la stragrande maggioranza degli spettatori di Matrix chiaramente non ha percorso. Quindi la strada che bisogna scrivere, che bisogna percorrere verso il completamento di un progetto transmediale deve essere quella di rendere sicuramente importante il salto da una piattaforma all'altra, ma non deve essere obbligatorio, altrimenti avete un errore, avete un epic fail, avete un problema nella narrazione e tutti gli altri contenuti non potranno essere fruiti in maniera completa e globale. Prima della pausa, domande? Osservazioni? Non ci sono. Allora ne approfitto io per dire giusto... Prego. No, giusto ma vieni aggiungere... a favore di camera, cioè, se no da internet non ti vedono. Vabbè. Sei così un bel ragazzo, non morire. Ok, no, era giusto per aggiungere, infatti, adesso andiamo in pausa così vi anche fate venire se avete qualche domanda anche da casa, se ci vogliono scrivere con l'hashtag, ripetiamolo, hashtag LDB, Transmedia. Quindi se qualcuno ci vuole fare domande da casa,
Era giusto per dare magari un'altra definizione, più che una definizione, un altro modo di pensare al transmedia e provare a chiarirlo se come me, che diciamo anche lo studio da un po' di tempo, anche io all'inizio avevo difficoltà a capire, no? come è distribuita questa storia, come si scrive, da dove si comincia, qual è la piattaforma ideale, no? Perché magari questo è quello che poi praticamente interessa anche a ciascuno di noi. L'approccio che ho trovato anche molto utile è quello di pensare al transmedia storytelling come, diciamo, lo definiscono appunto i rabbit holes, no? Cioè come le tane del coniglio, cioè come degli ingressi, delle porte d'ingresso a degli universi narrativi, un po' come le tane del coniglio appunto di Alice nel Paese delle Meraviglie. O i tubi, cioè, di Super Mario. O i tubi di Super Mario, se preferite. Cioè ognuno di questi canali, ognuno di queste tane, di queste bocche, vi porta in un altro mondo, che è una derivazione della storia di partenza da cui voi siete partiti. Posso fare una piccola precisazione? Se può aiutare. Sì, che in realtà non ti porta in un altro mondo, noi già siamo nell'altro sì, sì. mondo, ti porta a conoscere un'altra storia. E infatti l'esempio che fai tu è assolutamente calzante, Alice che cade nel Paese delle Meraviglie, ma forse ancora di più Super Mario, che ogni volta che entrava nel tubo aveva il livello bonus. Lì siamo sempre all'interno della storia, ma dobbiamo occuparci di una storia un po' diversa, nel senso dobbiamo completare un task che ci è stato dato per guadagnare più punti. Se noi vogliamo proprio estremizzare a livello di esempio, questo credo sia molto calzante, sì. perché pur rimanendo nello stesso mondo, per un periodo segui una storia che ha gli stessi personaggi. Un altro storytelling parallelo. Esatto. Infatti, l'esempio di videogame era la domanda anche che ci veniva posta: perché il videogame sembra la piattaforma privilegiata? Volevo provare anch'io, insomma, a dare una piccola risposta, e potrebbe, man mano che adesso andremo anche avanti capendo meglio che cos'è il transmedia, potrebbe essere dovuto anche al fatto che la piattaforma di videogame si basa su quei principi un po' della scrittura dal punto di vista, diciamo, come dimensione mitica, mitologica. Quindi il videogame spesso sviluppa personaggi che hanno riferimento alla mitologia, o hanno superpoteri, o hanno delle regole, no, che vanno al di fuori dell'immaginario. Quindi come un po' come il fumetto, no? Secondo me è un tipo di piattaforma che è già predisposta di per sé allo storytelling transmedia, perché ha una matrice mitologica. Questa è un po', diciamo, un'osservazione che vi lascio mia, forse anticipando troppo. No, non ho anticipato. Ho sbagliato, mi correggerai se non è assolutamente, assolutamente però, sbagliato. Poi, giustamente, proprio per avvalorare la tua cosa, la tua tesi, i videogiochi stanno diventando sempre più narrativi. Cioè sempre più molto la componente storytelling. Certo, l'utente, sempre più importante. L'utente oggi del videogioco ha interesse a seguire anche la storia. Non gli interessano solo i semplici task da risolvere, ma vuole seguire anche una storia. Poi chiaramente ci sono diverse tipologie di videogamer, ci sono degli scontri ferocissimi tra chi vuole tutto gameplay e chi invece vuole la componente di storytelling. Capita spesso anche in forum di indie game, per esempio, che ci siano questi scontri, dove praticamente ci sono anche, è capitato a un amico mio che si riconoscerà in tra questo aneddoto, scontri tra fanbase di diversi non tanto fanbase quanto tra gente che ha opinioni differenti, tra chi dice la storia è importante nel videogioco, non mi basta solo sparare e ammazzare la gente, per dirla certo, maniera, voglio, oltre alla giocabilità, una narrazione, esatto, che mi coinvolga. Esatto, voglio una narrazione che mi coinvolga. Spesso capita che quando si pronuncia questa cosa, molti sviluppatori storcano il naso e dicano no, senza gameplay non va da nessuna parte, però c'è anche, chiaramente, senza l'uno non si può fare l'altro, ma sicuramente la storia fa sì che voi vi sentiate più parte del videogioco, della narrazione, e quindi assolutamente sì, il videogame si presta tantissimo a da questo punto di vista. Ecco perché viene medium, naturale, no, pensare subito al videogame. Può essere anche un libro di partenza, una delle. Poi un'altra, l'ultima cosa che avevo, diciamo, letto da qualche parte anche tra le tesi riguardo il transmedia, è che debba essere veicolata su tre piattaforme per essere definita transmedia. Questo probabilmente è un altro di quei miti da sfatare, che si diceva, no?
un libro, minimo 3, massimo 5. No, no, non no. Esistono limitazioni. No, potrebbe bastare anche 2, forse. Anche 2. Cioè, se la vostra storia multipiattaforma non è un'esigenza, non è un prerequisito. Se la vostra storia, no, assolutamente. La multicanalità, cioè, se la vostra storia si presta a essere raccontata su diversi media, possono comprendere anche solo 2 media: il libro che approfondisce magari un personaggio che è stato per necessità di sintesi non molto sviluppato in un film. Lì già noi stiamo creando una narrazione transmediale, piccolina. Però sicuramente questo ci darà lo spunto per creare anche altri contenuti. Poi vi voglio sempre dire questo, non è che uno che crea una storia transmediale è un figo, è uno che crea una storia classica, lineare, è un poraccio. No, non è così. Ogni storia ha la sua, il suo modo di essere raccontato e ogni storyteller può decidere cosa raccontare. Noi oggi andiamo a indagare un aspetto che è uno strumento, ve l'ho detto all'inizio di questo appuntamento, è uno strumento come un altro. È uno strumento che però ha la sua grammatica, ha il suo linguaggio e bisogna sapere quando si parla di cosa stiamo parlando, esatto. Perché altrimenti è un discorso tra sordi. Perfetto, allora adesso andiamo in pausa, infatti hai riassunto benissimo l'obiettivo e lo scopo di questo primo appuntamento è proprio quello di dare diciamo un input iniziale, cioè di togliere un po' dal campo dei dubbi e tutte le falsi miti che si sono creati su questo argomento e cercare di fare un po' un punto proprio per condividere un linguaggio comune, e perché raccontare queste storie, come vedete, è complesso, prevede una fase di scrittura, ma anche la produzione è molto importante, le due cose vanno pianificate, cioè è un lavoro veramente complesso, cominciare a farlo e cominciare magari a parlare di questi argomenti sapendo tutti quanti quello di cui stiamo parlando. Ecco lo scopo di questo primo appuntamento. Andiamo in pausa, ci vediamo tra 10 minuti, così riprendiamo, per 1:30 facciamo poi una pausa pranzo. Chi era che aveva la prima domanda da fare? Ma tre, siamo tornati? Siamo tornati online? In streaming? Ok, sì. Allora benvenuti, bentornati a coloro che ci guardano dalla rete. Abbiamo mangiato qualche biscottino e abbiamo bevuto un po' d'acqua. Basta. Ok, via con la prima domanda. Allora, sì, la domanda era sulla serie TV Breaking Bad e sullo spin-off che uscirà tra un mese forse sull'avvocato Saul Goodman. Cioè, Better Calling Saul. Better, esatto, Call Saul. Come si può definire questo esperimento da parte dei creatori della serie? Questo esperimento è fondamentalmente uno spin-off. Uno spin-off che bisogna vedere appunto come verrà creato. Ora, non almeno io non sono a conoscenza della storia che verrà narrata all'interno di questo spin-off. Sicuramente si parla dell'avvocato e credo, e vorrei che qualcuno dal web mi correggesse se sbaglio, che si parli proprio di Saul Goodman durante gli eventi della serie Breaking Bad. Penso che siano antecedenti, cioè tipo il periodo storico sia precedente all'incontro con Quindi si concluderà, sì. Quindi assolutamente un prequel. Per cui assolutamente sì, può essere secondo me incasellato, anche se potrebbe essere anche una forzatura,
incasellarlo come narrazione transmediale, però ci può anche stare, nel senso che vediamo gli sviluppi che ci saranno. Per adesso sicuramente all'interno della narrazione, per quelle che sono le informazioni che abbiamo al momento a disposizione e quelle che ho io, che sono veramente poche su questo spin-off, perché sinceramente non ho prestato molta attenzione a questo, devo dire che potrebbe essere una deriva transmediale di Breaking Bad, però lo prenderei comunque come concetto con le pinze, con le molle, perché comunque si tratta di un prequel, né più né meno che un prequel, che racconta la storia. Vedremo poi appunto a livello narrativo, perché quello che rende appunto formalmente è proprio la narrazione in quanto transmediale è la narrazione stessa. Quindi dipende come viene raccontata e che appunto spunti migratori vengono inseriti e per capire se ci sarà uno sviluppo. Sicuramente è molto interessante quello che hanno fatto precedentemente con Breaking Bad, che prima dell'ultima serie è stato creato un fumetto che ripercorreva però tutte le stagioni precedenti. In questo caso, secondo te, siamo davanti a un progetto transmediale o crossmediale o semplicemente di promozione? Beh, se la storia è la stessa, quindi cioè, non, forse la transmedialità non c'è. Non c'è, bravissimo, bravissimo. Allora, sono stato attento al... È entrato e ho capito perché eri così interessato alla definizione di transmedia storytelling, l'abbiamo centrato, assolutamente sì, bravissimo. Non è una narrazione transmediale perché stiamo trattando gli stessi eventi che sono accaduti prima in maniera molto stringata, chiaramente per poter essere un fumetto, un webcomic, poi era. E va bene così, cioè non è transmedia. Altra domanda? Se non c'è altro. No, per il momento no. Ok, un'altra domanda? Io invece volevo chiederti questa cosa, io sono molto interessata agli adattamenti o le traduzioni intersemiotiche dai libri al cinema. E quando prima ci hai dato la definizione di appunto di transmedia storytelling e ci hai fatto vedere quella cosa molto divertente del Tetris tra il libro, il film e il fumetto, volevo insomma chiederti qualche esempio pratico di adattamento cinematografico che si può definire una deriva appunto transmediale. Già se tu parli di adattamento cinematografico, io ti devo dire come, in che senso, nel senso, mi spiego meglio. Se noi abbiamo il libro e questo libro viene in maniera totale riproposta come film, come hai detto tu benissimo, è un adattamento cinematografico. Quindi il transmedia lì non c'entra assolutamente nulla. Se tu mi dici racconto sì la storia che c'è in un libro nel film, ma attraverso il film approfondisco un aspetto della storia raccontata nel libro che magari lì non ho raccontato, e allora lì c'è la narrazione transmediale, comincia ad esserci la narrazione transmediale. Però paradossalmente anche il semplice dare che sa un volto ad un personaggio che giustamente leggendo il libro non conosciamo, che sono le fattezze. Vabbè, o... però questi molti lettori di libri ti dicono, ah però io poi ho visto il film tratto dal libro e sono rimasto deluso perché il personaggio me l'ero immaginato in una determinata maniera, invece questi hanno messo un'altra persona, un altro, o comunque è una limitazione all'immaginazione. Lì chiaramente devi fare poi dei distinguo ben precisi. Cioè, per esempio, Guerre Stellari, quando nasce da dei libri che erano stati scritti da George Lucas e poi adattati come film. In quel momento c'è l'adattamento. Poi, successivamente, e lì è proprio, cioè, ancora negli anni 70 non si sapeva che cos'era il transmedia storytelling. Lì è nato provando, cioè, a livello proprio di esperimento. E hanno poi deciso di far uscire un corollario di contenuti che espandessero delle narrazioni, che erano comunque contenute all'interno del libro, ma in maniera minore, in maniera quasi per necessità di sintesi,
quasi nascoste. E allora c'è, cioè, magari il personaggio che era un po' più interessante, per cui si è fatto lo spin-off su quello. Oppure si parla della guerra dei cloni, ma non si è mai vista. Lì c'è un gap narrativo. Lì c'è quello che poi andremo a vedere dopo la pausa. Andremo a vedere che cos'è la capacità negativa. Una capacità che l'essere umano normalmente colma, perché, come abbiamo visto nel video quello del triangolo e la pallina nell'esperimento, tendenzialmente l'essere umano si dà una spiegazione a tutto. Cioè, questa cosa è successa perché? E dà la motivazione. Quelli sono i gap narrativi che noi andiamo a riempire con la nostra immaginazione, con il nostro background esperienziale, con la nostra dieta mediatica che abbiamo assunto durante tutta la nostra vita. Questa capacità negativa, insieme agli spunti migratori, sono due dei fattori importanti per poter agganciare un discorso sul transmedia storytelling. Quindi questa capacità negativa diventa strumento transmediale al momento in cui, parlando sempre di Star Wars, al momento in cui viene prodotta la serie Clone Wars, che va ad approfondire questa parte della storia che era solamente accennata nei dialoghi dei personaggi. Quindi non ha importanza a questo punto il supporto. Cioè, il fatto che sia un nuovo libro e non un film ad ampliare l'espediente narrativo lo rende comunque transmediale, anche se appunto, il media è lo stesso. No. Cioè, comunque il media deve essere differente, perché sennò fai un continuo, cioè una saga di libri, Game of Thrones, libroni così. E poi non so se a voi è capitato di avere amici appassionati di Game of Thrones, dei libri, che ti dicono, ma questa cosa non è corretta, non è così, non funziona. Poi vedrai cosa succede. Questi qua sono da uccidere proprio. Che ti fanno gli spoiler e ti raccontano le cose che tu non vuoi sapere. Tant'è vero che adesso l'ultima serie è stata dichiaratamente scollata dai libri, proprio per evitare questa cosa, che sennò chi leggeva il libro dice... Diventa transmediale appunto quando utilizzi comunque diversi supporti. Quello sì. Cioè non è un discorso, come dicevamo prima, che se utilizzi tre piattaforme allora è transmediale, se ne utilizzi due no, è veramente, perdonatemi il termine, stupido, pensare che se utilizzi tre è transmediale, se utilizzi due no. Il discorso sta appunto, la storia la fa da padrona e il libro che approfondisce appunto un'altra parte, per esempio, del film. Io non so se conoscete, ma penso di sì, cioè Booming, il collettivo, che ha fatto un bellissimo libro che si chiama Manituana, diversi anni addietro. Loro sono stati i primi, credo, in editoria, sempre con il giudizio di internet e poi ci dice se è giusto oppure no, in editoria credo sia stato il primo caso in cui loro hanno creato proprio una narrazione transmediale all'interno del libro, il primo caso italiano comunque, sicuramente, almeno da quello che ne so io, poi posso sbagliarmi. Che poi uno, quando c'è internet che ti segue, stai sempre lì a tenere le cose con le pinze, perché non vorresti mai dei flame assurdi, no? Però effettivamente è così. Loro sicuramente hanno creato una narrazione transmediale. Vi spiego come funzionava. Tu avevi il libro, leggevi tutto il libro, c'era un sito di Manituana e c'era una parte che era segreta, una parte che potevi accedere solo se rispondevi a una domanda che era, cioè questa domanda poteva essere risolta solo se avevi letto il libro, perché la soluzione della domanda era dentro il libro. Una volta che tu accedevi a questo portale, avevi la possibilità di fruire di diversi contenuti che arricchivano la narrazione stessa, ovvero c'erano i racconti ammutinati, che erano dei racconti scritti dai lettori, che andavano ad approfondire una figura di un personaggio, oppure una situazione, oppure inserivano all'interno del mondo che era stato creato di Manituana
personaggio in più, dei personaggi in più, delle situazioni. Quindi, poi sono stati creati anche degli spettacoli teatrali che parlavano di Manituana, che si muovevano in quel mondo di Manituana. Proprio per tornare sempre al discorso dell'online-offline, no? Nel senso che noi siamo sicuramente con un libro e nell'online, ci spostiamo con i racconti ammutinati che erano solo sulla piattaforma web, quindi eravamo libro nell'offline, i racconti ammutinati nell'online, e poi ci spostavamo ulteriormente nell'offline con gli spettacoli teatrali. E sono stati fatti anche dei fumetti, i Subsonica e altri artisti hanno creato delle colonne sonore per quel libro. E loro ti dicevano, da pagina tot a pagina tot, ascolta questo brano. Perché quel brano, quel pezzo di racconto, aveva suscitato in loro delle emozioni particolari e con il loro media, che è la musica, raccontavano attraverso la musica quelle atmosfere. Quindi progetti ce ne sono diversi. L'unico limite, forse è anche banale dirlo, però lo dirò lo stesso, è l'immaginazione. Bisogna avere gli strumenti, che sono determinati punti fissi per poter raggiungere lo scopo, e avere una buona storia da raccontare. Perché comunque, se la storia che racconti non è forte, non ha personaggi forti, non è interessante. Vi ricordate quando prima abbiamo visto la slide con il dottore dei Simpson, lo scienziato, no? Che una delle cose fondamentali nello storytelling deve essere interessante per me non creatore. Anche, ovviamente, si presume che lo sia, ma soprattutto per i pubblici che noi vogliamo andare a intercettare. Quindi avere una storia forte, saperla veicolare, saperla raccontare, è lo strumento principe, ancor prima di essere transmedia storytelling. Perché, badate bene, transmedia storytelling è uno strumento molto forte, uno strumento che oggi più che mai i nostri pubblici si aspettano che ci sia un altro contenuto abbinato al contenuto principe. Siamo abituati tutti, chi più, chi meno, chi magari si limita semplicemente a andare a vedere, ma c'è la pagina Facebook della cosa? Che lì stiamo parlando di promozione, lì non è transmedia, perché lì non raccontiamo una storia, a meno che la pagina non sia di un personaggio. E quindi è come se vivesse il personaggio, e vedremo un caso di questo più avanti nel corso della nostra discussione. Allora, da fruitrice, insomma, stavo riflettendo sul fatto che mi sembra che la componente immaginifica o comunque irreale, insomma, di una realtà parallela vera e propria sia un elemento forte o quasi determinante per permettere la transmedialità. E pensavo per esempio a, facendo i dovuti distinguo, insomma, a Star Wars, no? Con tutti poi le declinazioni pop, possiamo dire, no? Che sono derivate, e Breaking Bad, che è rimasta una serie di culto senza avere, forse ancora, senza avere ancora questa declinazione pop. E quindi mi chiedevo, magari l'elemento appunto dell'immaginazione di personaggi irreali, diciamo così, gioca un ruolo importante per permettere la transmedialità in qualche modo. Non so. Quindi tu per immaginazione dici delle storie che fondamentalmente devono essere di fantascienza piuttosto che, non lo so, di tipo Il Signore degli Anelli, quindi fantasy, cioè queste ambientazioni, tu dici, per capire bene la tua domanda. Sì, nel senso che io da fruitrice, insomma, sto notando questo, Harry Potter, o comunque adesso sì, cioè
mi viene da fare questo distinguo, sì. Nel senso che più che la storia, i personaggi. Quindi no? Tu dici, cioè, le storie che trattano di fantasy e fantascienza diventano più facilmente icone pop rispetto a quelle che parlano comunque romanzando una storia, o anche in maniera reale, raccontando una storia, diventano più facilmente icone pop. Questa è la tua domanda. Questa è la percezione, sì. Io... Cioè, più che altro icone pop, cioè sono più, come dire, è più facile creare una trasmedialità con allora, con se mi dici questo ti dico no. Nel senso che vedremo proprio lo stesso esempio che volevo poi mostrare in risposta alla sua domanda, vedremo proprio come la vita di tutti i giorni. Una ragazza che vuole diventare DJ si presta a un racconto transmediale, non c'è nulla di fantasy, anzi, loro hanno puntato tantissimo sul giocare, sul percepito come reale, ma se ci pensi anche The Blair Witch Project, per quanto avesse una matrice soprannaturale, ma ha giocato tutto sul fatto che fosse reale, con i blog dei personaggi, col fatto che si è trovato all'inizio, io non so se avete avuto modo di leggere oppure seguire in prima persona l'evoluzione di The Blair Witch Project, dove si è trovato questo video, dove c'era il classico primo piano con la ragazza col cappellino che piange, che era come se fosse reale. Cioè, hanno trovato sto video, non si trovano più i ragazzi, si è trovato questa telecamera, e questo è il video del contenuto nella videocassetta che c'era lì. Quindi era stata venduta come reale. Vi dico già che in Italia, diciamo nel tempo in cui l'hanno portato in Italia, già si era svelato tutto l'ambaradan. Però era nato proprio così. Quella è stata una forma virale di comunicazione del film, ma potrebbe essere anche del brand, fondamentalmente, di un brand qualunque. Per esempio il caso del film Annabelle, che sta uscendo, non so se già è uscito probabilmente, al cinema, è questa storia horror su delle bambole sataniste o comunque possedute dal demonio, che interagiscono con un gruppo di umani all'interno di una casa e ne fanno d'ogni, ok? Cioè il classico concept horror che ci possiamo immaginare. Loro hanno pensato di fare una campagna viral di un certo tipo. Secondo me sono stati molto intelligenti. C'è un programma in Brasile dove fanno delle candy camera al limite della legalità, io oserei dire. Perché spaventano, nel vero senso della parola, le persone, le terrorizzano. Non so se vi è capitato di vedere il video di un ascensore, dalla quale poi, cioè, si bloccava, si spegneva la luce, a un certo punto appariva una bambina tipo Samara di The Ring, e la gente moriva spaventata da questa cosa. Infatti io mi chiedo com'è che ancora nessuno è venuto un coccolone. Fossi stato io sarei morto immediatamente. Stessa cosa hanno fatto per Annabelle. Hanno creato una casa, una signora, una casa di queste nobiliari, diciamo, queste molto antiche, per capirci, un po' come la casa della famiglia Adams, ok? Quindi vittoriana, così, molto, molto austera, e viene chiamata un'impresa di pulizie in ora tarda, perché la padrona della casa, io tra l'altro non conosco il portoghese, men che meno il brasiliano, quindi ho diciamo interpretato così la cosa, quella che aveva comunque la governante, piuttosto che chi aveva in gestione la casa, chiama questa squadra di pulizia, perché dice: domani vengono i padroni di casa, devo fare trovare la casa pulita, da sola non riesco, c'è l'urgenza, me li dovete mandare qualsiasi tariffa volete, non ci sono problemi, mi servono. La società di pulizie manda due addetti alle pulizie, che vengono accompagnati da questa signora
all'interno della casa fino a una stanza di per sé inquietante, perché questa stanza aveva una sedia a dondolo con una bambola di queste classiche di ceramica, queste che una volta si trovavano nelle case delle nonne, che a me hanno sempre spaventato un po', però vabbè, magari non è un problema mio, e che poi sono anche un po' di cattivo gusto, però vabbè, quello è un altro discorso. Con quella è proprio un'opinione personale, quindi flame ora, non è vero, sono bellissimi. Comunque dentro questa stanza c'è questa sedia a dondolo con la bambola e in fondo alla stanza una libreria piena di libri e ovviamente anche di bambole. Sulla sinistra c'è una culla vuota, una culla per neonato, comunque molto antica, a dondolo pure quella, vuota. Questi signori entrano, cominciano a fare le pulizie, a un certo punto si sente il pianto di un bambino, al che capite bene che già la situazione è lugubre. Senti il pianto del bambino, ti spaventi, e vanno a controllare dentro la culla, non c'è niente, la regia si ferma, non fa niente, loro continuano a pulire e a un certo punto cominciano a accendersi e spegnersi le luci, quasi come se ci fosse un guasto, e man mano che sale la tensione loro provano ad uscire, bussando alla porta che nel frattempo si era chiusa, cadono tutti i libri dalla libreria, così da solo, senza saperlo. Quindi il terrore cresce, 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 fino a che l'armadio si apre, sulla sedia non c'è più la bambola, ma credetemi, quelli sono talmente spaventati, non si sono neanche accorti che la bambola girava la testa così. Esce la bambola all'impiedi, che si muove in questa maniera, con dietro il volto del demonio, quelle persone terrorizzatissime. Questa è stata una candy camera che hanno fatto diverse volte ed è arrivata a noi, a tutti, come contenuto promozionale del film, perché magari se non sei appassionato di quel genere di film e non ti incuriosiscono per niente, se vedi il trailer non lo guardi, semplicemente dici, ah vabbè, uno dei tanti. Invece questa cosa ha fatto sì che tutta la promozione venisse beneficiata da questa cosa, perché è diventato un contenuto virale. Venendo a rispondere alla tua domanda, non necessariamente deve essere fantascientifico un concept per essere transmediale. Esistono infatti, come dicevo prima, anche il transmedia journalism. Cioè tu prendi una storia, la racconti in un articolo. Per brevità ovviamente tante cose non le puoi raccontare, non riesci, non puoi superare un tot di cartelle per raccontarlo, altrimenti diventerebbe un saggio, no? E allora decidi di raccontare magari la storia del protagonista di quel fatto di cronaca con un'intervista, oppure raccontare, sai quando fanno i disegni, esatto, le ricostruzioni, oppure i disegni durante, una volta soprattutto lo facevano tantissimo, durante i processi c'erano quelli che disegnavano, perché non erano ammesse le macchine fotografiche all'interno dell'aula del giudiziaria, esatto, scusate, non mi viene il termine, del tribunale, e quindi c'erano questi. Quindi secondo me, ti posso dire, qualsiasi storia si presta a essere transmediale. Dobbiamo essere bravi noi a sapere utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione e soprattutto se è predisposta quella storia a essere transmediale. Cioè, tutto un discorso di opportunità, non c'è la bacchetta magica per cui ti dice no, questa storia sì, questa storia no. Quello deve essere sensibilità tua, di capire la stessa storia che può avere intorno, che possibilità di sviluppo può avere e quale sia la strategia da adottare, semplicemente, migliore. Ok, grazie. Altre domande? Aspetta che arriva il microfono.
Io mi chiedevo, dal momento che abbiamo detto che la transmedialità si... evidentemente il messaggio deve essere inviato attraverso diversi media, se dobbiamo avere cura quando... Per messaggio cosa intendi? Allora, diciamo che il messaggio è unico, le informazioni magari vengono divaricate su diversi media. Giusto. Quindi sui singoli media dobbiamo avere cura di diciamo dare informazioni che possono anche essere fruite indipendentemente, o magari proprio nella storia centrale ci devono essere delle informazioni che possono essere fruite indipendentemente dagli altri media? Non ho capito, perché in teoria ogni storia, diciamo, che è afferente a un mondo transmediale, un universo transmediale, dovrebbe essere fruito in maniera completa, nel senso di dire, se tu racconti la storia di questa testimonianza, e allora magari stai seguendo Giovanni e me, che abbiamo organizzato la cosa, che siamo venuti qui per trattenerla. Però poi, magari, su un altro media, vuoi raccontare la tua storia, ok? Questa storia deve essere fruita in maniera completa. La tua storia anche deve essere fruita in maniera completa. Cioè, non mi deve essere importante il fatto che tu oggi abbia partecipato a questa lezione, o a questa testimonianza, meglio, mi piace di più, a questa testimonianza. Non deve essere quello fondamentale, perché sennò facciamo l'errore che hanno fatto in Matrix. Capito? A mettere in maniera obbligatoria, dice, devi giocare al videogioco, punto, sennò non capisci la storia. Ok? Questo è sbagliatissimo. Bisogna dare l'opportunità ai pubblici di poter fruire diversi contenuti, ma essere liberi di fruire i contenuti che vogliono, a cui si sentono più vicini, a cui si sentono più legati. E questo oltretutto è anche uno strumento potentissimo di marketing, perché come dicevamo prima, tu puoi far entrare nella tua storyline principale una persona o delle persone o una tipologia di pubblico che non è abituata a fruire del tuo media normalmente. Quindi la vera forza del transmedia storytelling è proprio creare l'esperienza. E l'esperienza la crei solo se tutti i media sono coordinati e integrati, questo significa, in maniera tale da creare un discorso unico, ma anche fruibile nelle loro singole espressioni.